Allevatori in erba, ciao a tutti. Oggi siamo ritornati al pollaio, nostro prototipo che vi abbiamo presentato qualche settimana fa. Che cosa abbiamo fatto? Riavvolgiamo un po' il nastro. Abbiamo creato insieme ad uno dei nostri partner commerciali un pollaio con i nostri pannelli componibili. Abbiamo creato un pollaio da 250 galline ovaiole e lo abbiamo messo giù fisicamente. Cioè, che cosa abbiamo fatto? Lo abbiamo pensato, studiato e realizzato. Adesso, quando io vi ho fatto vedere il primo video, vi chiedevo informazioni su come fare, come impostare il pollaio. Beh, siamo al 22 di luglio, ci sono 40 gradi all'ombra e siamo venuti a testare il pollaio. Per testare il pollaio e poter proporre, non dovevamo fare altro che metterci dentro le galline. Quindi adesso vi facciamo vedere il pollaio in attività. Quindi lo stiamo testando per darvi la possibilità eventualmente poi di poterne usufruire anche voi. Quindi se stanno bene le nostre galline, che sono, come potete vedere, in un contesto in pieno sole, staranno bene anche le vostre. Quindi andiamo. Vi avevo fatto vedere che avevamo due luoghi interni, uno si entrava dal fronte e uno dal retro. Abbiamo modificato tutto. I nostri pollai con i pannelli componibili ci danno questa possibilità. Quindi abbiamo creato un'unica zona interna dove stocchiamo il mangime, raccogliamo le uova e teniamo le attrezzature di uso comune dell'allevamento. Lì abbiamo le mangiatoie e quindi ecco, lo abbiamo modificato un po'. Adesso andiamo dentro il pollaio, ci sono anche le galline, polli ornamentali, non tutti. Qui ormai sono da 4 mesi che teniamo le galline all'interno, quindi stiamo facendo tutti i test di temperatura, di filtraggio dell'aria, stiamo vedendo le nostre mangiatoie come funzionano, se abbiamo sprechi, stiamo vedendo se le galline utilizzano i nostri nidi, stiamo controllando la reazione, abbiamo messo l'impianto di abbeveratoio automatico, c'è molto caldo e le galline preferiscono stare all'interno del pollaio. Quindi qualcuno diceva: sono un pollaio in lamiera, ci sarà caldo all'interno del pollaio. Come vi stiamo facendo vedere, come vi stiamo testimoniando, qui dentro si sta molto meglio rispetto a fuori. Quindi all'interno del pollaio c'è più fresco rispetto all'esterno. Questo è il motivo per il quale le nostre galline in questa giornata di sole e di caldo se ne stanno tranquille all'interno del pollaio. Allora, noi adesso le stiamo disturbando, ma vedrete che rientreranno prima della fine del video. Abbiamo messo i nidi con la possibilità, quindi abbiamo ancora galline giovani, però qualche uovo lo stiamo già raccogliendo. È un successo. Il pollaio lo abbiamo coibentato nella parte del tetto e abbiamo visto che, come vi stiamo testimoniando, va benissimo. Adesso faremo un test, siamo venuti apposta, proveremo a togliere la coibentazione, che è una coibentazione di 3 cm, per vedere quanto influisce la nostra coibentazione nell'economia del pollaio. Quindi siamo ancora in fase di test, ma diciamo che abbiamo già ottenuto degli ottimi risultati. I test oggi servono per migliorarlo una volta di più. C'è una porta ad ovest e una porta ad est. Perché abbiamo fatto questa cosa qua? Perché abbiamo due zone giardino e le due zone giardino le verranno tenute separate l'una dall'altra. Quindi cosa faremo? Faremo uscire gli animali per 6 mesi nella parte ad est e utilizzeranno il parco che sta ad est, e lasceremo a riposo il parco ad ovest ed eventualmente ci si farà anche dell'orto. La possibilità di avere varie entrate ci dà anche la possibilità di poter testare e fare attività diverse. Già con un pollaio con due aperture abbiamo isolato la parte esterna, abbiamo già creato due ambienti, quindi insomma si possono fare cose molto interessanti. Qui abbiamo messo una porta che dà direttamente sulla zona esterna, il recinto del pollaio. So, come potete vedere qui ci sono amrock, ci sono un po' di marans, ci sono delle olivegger, abbiamo dei pulcini d'Ancona. Di fatto abbiamo messo su un allevamento, abbiamo aiutato il nostro fornitore a mettere su un allevamento di polli ornamentali per galline ovaiole. Poi abbiamo fatto anche un bellissimo lavoro, ci raccoglie l'acqua piovana,
queste sono, non saranno in vendita queste soluzioni, ma ecco, stiamo studiando e qui, visto che siamo in Abruzzo, siamo in una zona dove l'acqua scarseggia molto, si sta pensando di riutilizzare, grazie a queste rondaie, l'acqua piovana, e quindi ecco, si sta ragionando per migliorare e dare soluzioni in più in allevamento per tutti i nostri clienti. Quindi niente, io adesso faccio un giro fuori, vi facciamo vedere un attimino con il drone. Vedete che qui abbiamo messo tutti i pannelli per avere una buona ventilazione. Dentro stiamo testando anche la ventilazione interna del pollaio, che è ottima. Siamo pronti per offrirvelo come prodotto, non più come prototipo, ma come prodotto finito, perché stiamo vedendo che il nostro allevamento sta andando alla grande. Allora, esperimento riuscito. Questo nostro pollaio lo possiamo dire che non è più un prototipo, ma è il primo allevamento di polli ornamentali con il metodo dei modelli di business di Mondogallo e Diego. Quindi ecco, qui abbiamo, diciamo, uno dei primi allevamenti per quanto riguarda il nostro progetto avicolo, il nostro progetto di rivoluzione avicola. Nel prossimo video vi faremo vedere che vi renderemo questo prodotto disponibile alla vendita e i suoi prodotti correlati. Quindi avremo un pollaio da 72 galline chiavi in mano, abbiamo realizzato anche quello, pollaio da 100 galline, e poi insomma sono pannelli modulari, possiamo fare qualsiasi tipo di allevamento di qualsiasi tipo di capacità. Quindi ecco, seguiteci la prossima settimana, dove vi presenteremo in anteprima i nuovi pannelli componibili e i nuovi pollai chiavi in mano, che vi renderemo disponibili dalla prossima settimana. Quindi ragazzi, a me fa estremamente piacere vedere gli animali che stanno così bene, che utilizzano il pollaio, che stanno, hanno la giusta reazione, hanno la giusta temperatura, depongono, hanno cominciato a deporre le prime uova. Ecco, per me è fonte di estrema soddisfazione. Quindi ragazzi, da prossima settimana sarà usufruibile per tutti questa nuova idea, che ripeto, ha dei grandi vantaggi, perché è componibile, la possiamo fare come la desideriamo, delle dimensioni che vogliamo. È una soluzione mobile, quindi non avete bisogno di permessi particolari per poterla installare, e come state vedendo è un pollaio che va molto bene per le galline, quindi stiamo allevando con ottimi risultati. E poi anche una cosa da non sottovalutare, ha un rapporto qualità-prezzo di assoluto rilievo, ma quello lo potrete vedere all'interno del nostro catalogo. Io, ringraziandovi una volta di più, rimandandovi a prossima settimana, quando vi presenteremo le novità dei nostri pannelli modulari, auguro a tutti buon allevamento. Ciao ragazzi, a presto!